Il caro prezzi sembra essere diventato uno dei refrain di quest'estate. Quanto costano gli ombrelloni e sdraio, quanto gli alberghi, il caro benzina, i caffè. E da quest'anno, nelle varie inchieste, tra il serio e il faceto, è entrato anche il caro gelato. Certo, bisogna dire che rimane sempre valida l'affermazione che la qualità si paga. Infatti, quando un prodotto è fatto con materie prime di primo ordine, magari prodotto in maniera artigianale secondo la tradizione, senza aggiunte di addensanti, dolcificanti sintetici, coloranti e chissà cos'altro, si può affermare che sia decisamente superiore, magari ad un altro, senza togliere nulla a quest'ultimo, prodotto industrialmente per abbatterne i costi e massimizzare il profitto. Il gelato rientra spesso nella categoria dei primi e allora aspettarsi che costi un po' di più degli altri ci può anche stare. Se poi diventa uno status symbol, meglio ancora. Ne è convinto il sindaco di Tropea Giovanni Macri, che non ci sta alle affermazioni apparse soprattutto sui social che commentano negativamente la notizia secondo la quale il gelato nella Perla del Tirreno sarebbe il più caro d'Italia. La qualità costa, anche se, ecco, focalizziamoci su quella che è l'argomento di discussione di questi giorni, il caro gelato. Ecco, è un segnale importante. Intanto qualcuno evidentemente non lo concepisce, non lo capisce o non lo vuol capire. Essere intanto entrati in una classifica importante assieme a Positano, aver assunto un ruolo di guida sul caro prezzi, che una, diciamo, apparentemente può sembrare una stortura, un handicap, qualcosa di negativo, intanto è, ecco, a mio modo di vedere, tutta pubblicità. Quel dato probabilmente andrebbe rivisto, forse ci sono dei casi eccezionali dove il costo del gelato arriva alle cifre indicate, ma evidentemente si tratta, da conoscitore amante del gelato posso dire con assoluta certezza che si tratta di casi eccezionali e singoli, poi bisognerebbe vedere anche dove, in quale posto si è fatta quell'indagine. Ma detto questo, ha detto bene, la qualità si paga. Io per esempio sono uno fans e un consumatore sfegatato, cliente sfegatato di una gelateria dove hanno un pistacchio che costa 75 euro al chilo, con una manodopera di maestri eccezionali che ovviamente hanno dei costi che poi ovviamente si vanno a riflettere su quello che è il prodotto finale per il consumatore. Quindi chi vuole la qualità sa di doverla pagare. Io la pago con piacere, ovviamente non ci sono quei prezzi che sono stati indicati, però voglio dire, qualora si dovesse arrivare a quei dati, io ne sarei orgoglioso e la metterei al petto come un'altra medaglia. Ricordo un politico che mi ha insegnato delle cose, il quale diceva che io mi riterrò realizzato e soddisfatto quando al tavolino un caffè costerà 5.000 lire. Ecco, io mi riterrò soddisfatto quando una pallina di gelato arriverà a quella cifra indicata in quest'ultima indagine, quindi 3,50 euro a pallina, quindi un cono gelato di due palline, 7 euro. Quindi mi riterrò veramente soddisfatto se riusciremo ad arrivare, sempre che al costo corrisponde alla qualità, a quella cifra. Significa che lei vuole collocare Tropea tra le località turistiche di target alto. Sì, ma è così, ma la scommessa è quella, tutto il resto è perdente. Oggi sul Corriere della Sera si parlava proprio della Puglia, delle problematiche connesse a quella che è la nuova strategia degli imprenditori, che si punta alla qualità, qualità ovviamente dei costi. Questa strategia nel medio periodo, breve periodo, può comportare delle defaianze in termini di numeri e di dati, però come presenze, però voglio dire, è la strategia vincente, una piccola locale. Allora addirittura parlavano del problema dell'erosione costiera, parlavano di 5 file di ombrellone, 8 file massimo di ombrellone, noi ne abbiamo 2. Noi riusciamo a mettere nei lidi 2, 3, massimo 4 file, dove vado io una fila di ombrelloni. Quindi abbiamo un problema di preservare il piccolo spazio che abbiamo, che ovviamente non può essere meta di orde barbariche, soprattutto in determinati periodi dell'anno, agosto in particolare. Devo dire che nonostante le strategie messe in campo,
molto rigorose, quindi utilizzo di leve finanziarie anche per scoraggiare una domanda eccessiva, ancora non ci siamo riusciti. Noi abbiamo registrato a giugno un più 10%, a luglio i dati parziali che ci vengono dai minuti di sosta sono oltremodo positivi e lusinghieri, un più 20-25% sui minuti di sosta, agosto vedremo come evolverà, però le nostre strategie vanno contro quel turismo oversize che non porta bene al territorio, al paesaggio, alla capacità di rigenerarsi in un territorio che a volte viene di fatto vandalizzato anche dagli operatori locali.